Nome: Vincenzo. Cognome: Valente. Età: 68 anni. Professione: Pensionato. Hobby: Sport, jogging, cucina, lettura e da poco tempo nonno. Un tuo pregio: Essere sincero. Un tuo difetto: Caparbio. In che lista sei candidato? Biceglie da mare. Quale sindaco sostieni? Napoletano. Perché? Perché in questo momento credo che Biceglie non debba vivere avventure amministrative e Franco, da sindaco già precedentemente, ha le capacità, l'onestà e la bravura di essere sindaco. Dai un voto agli altri candidati. Gianni Casella. Sì. Angelo Antonio Angarano. Sì. Vittorio Fata. Sì. Tony Aspina. Sì e mezzo perché è donna. Enzo Amendolagine. Sì, e un sei politico a tutti. Perché ti sei candidato? Mi sono candidato perché me l'hanno chiesto i ragazzi della mia associazione, alcuni dei quali sono anche in lista con me, e perché voglio mettere a disposizione loro, di tutti i giovani, la mia esperienza. Qual è, secondo te, la maggiore criticità in città? Se devo esprimere una criticità, esprimerei innanzitutto una ottimizzazione della raccolta rifiuti, quindi del servizio igiene, e una ottimizzazione, un miglioramento della viabilità. Un punto del programma che ti sta a cuore? Il punto è la crescita economica, sociale e culturale di questa nostra città, continuando anche quella che è stata un'attività amministrativa, perché in questi tre punti sono anche racchiusi tutte le altre opportunità, lavoro, turismo, eccetera. Fai un augurio ad un altro candidato al consiglio. L'augurio lo faccio a tutti i candidati, a tutti quanti quelli che sono candidati, ma in particolar modo a Marco Di Leo. Le prime parole che diresti al tuo comizio? Ringraziare tutti i cittadini di essere presenti ad ascoltare la voce del nostro partito. Le prime parole che diresti invece in consiglio comunale? Ringraziare tutti i cittadini che mi danno la possibilità o mi daranno la possibilità di essere eletto. Perché i cittadini dovrebbero votarti? Perché, come ho già detto precedentemente, io metto a disposizione le conoscenze acquisite in questi 20 anni di consiglio comunale e l'esperienza a disposizione per il futuro dei giovani, per la crescita dei giovani nella politica.